Salve a tutti ragazzi, sono Net95 e benvenuti in un nuovo video di Ubuntu Gaming TV. Ce l'abbiamo fatta finalmente, siamo arrivati all'ultimo video che parla, diciamo, dell'assemblaggio del mio computer da gaming. Prima c'era il video dove presentavo la mia configurazione, poi il video degli unboxing e adesso parleremo dell'assemblaggio, ovvero della mia esperienza, perché è il primo computer che assemblo da solo, di come è andata, se ho fatto errori, poi lo vedrete anche voi, vi farò vedere le foto e mi commenterete dicendo cosa ne pensate anche del cable management, a cui ho prestato parecchia attenzione anche perché era la prima volta che lo facevo, quindi mi sono impegnato particolarmente. In tutto l'arco di tempo prima dell'assemblaggio, quindi anche prima che comprassi i pezzi, ho visto ogni video di YouTube Italia che parlava di questo e anche non di YouTube Italia, del cable management, e mi sono fatto 800.000 piani mentali per dove far passare i fili, come legarli, a cosa legarli, quindi cioè era la prima volta che lo facevo, ma ero abbastanza acculturato a riguardo. Adesso, cominciamo. Innanzitutto, ogni tanto vedete comparire qua e là nel video le foto che ho fatto perché purtroppo non avevo l'attrezzatura tale per poter registrare un video decente di me che assemblavo il PC. Allora ho fatto le foto. Innanzitutto ho aperto le scatole perché avevo rimesso tutto a posto dopo l'unboxing. La prima cosa che ho aperto è la RAM, che ragazzi sono stupende, sono letteralmente stupende quelle RAM. Uno degli acquisti migliori che ho mai fatto. Le HyperX Fury rosse sarebbero state più belle, ma purtroppo per le DDR4 non le hanno fatte perché non le ho trovate. Se voi le avete trovate, beati voi, ma io le DDR4 da 2133 MHz rosse non le ho trovate. Nere non mi piacevano e quindi le uniche rosse ad un prezzo abbordabile erano queste qui, che erano anche supportate dalla scheda madre. Ho tolto la protezione da sotto la scheda madre. L'ho messo sopra la scatola da scheda madre come di solito si fa. Avevo mio zio di fianco che mi guidava in questa difficile strada del primo assemblaggio. Ho tolto la copertura del socket, l'ho aperto, cioè l'ho aperto e poi ho tolto la copertura del socket e sono andato a vedere la freccetta della CPU dove stava e l'ho ritrovata lì. Lì è stato un momento, proprio, cioè avevo l'ansia, a mille, il cuore non in gola, ma cioè, era uscito fuori, ormai volava come un palloncino per quando mi era salito. E è stato il momento più difficile, perché lì ragazzi se lo metti male e rovini anche un solo pin del processore o della scheda madre, devi buttare tutti e due. Dopo aver chiuso lo sportelletto del socket, ho tolto dalla confezione il dissipatore stock dell'Intel e poi sono andato ad appoggiarlo prima nella sua posizione sopra al processore e in diagonale sono andato a spingere i quattro piedini. Quindi ne ho fatto entrare uno, due e poi tre e quattro perché è così, in modo tale che la pressione venga applicata uniformemente su tutto il processore, altrimenti la pasta termica non si spiaccica bene. Certo, voglio fare il figo e poi uso termini del genere, ma se ne frega. Dopo questo sono andato a mettere le RAM. Dopo aver montato le RAM sono andato a fissare le viti nelle posizioni giuste dentro al case, perché lì possono essere montate dentro al mio case sia le micro ATX che le mini ATX. Quindi ho messo i bulloncini, quelli a cui va avvitata poi la scheda madre, nelle posizioni giuste. Devono essere fissati molto stretti perché altrimenti ad un successivo smontaggio della scheda madre, se non l'avete montati stretti, possono girare a vuoto e non smonterete più la scheda madre. Dopo aver fissato la scheda madre all'interno del case in modo adeguato, sono andato a fare la prima prova di accensione per vedere se tutti i componenti comunque erano sia funzionanti che montati bene. Quindi ho collegato il 24 pin dell'alimentatore sulla scheda madre, l'alimentazione della CPU, l'alimentazione della ventola del dissipatore. Siccome il tasto di power e reset stavano sul davanti del case e ancora non li avevo collegati, mio zio mi ha dato un trucchetto che serve per poter accendere il computer senza l'ausilio di questi tasti. Basta andare a far toccare insieme due pin della scheda madre a cui vanno collegati poi i fili provenienti dal pannello frontale del case del tasto di power e del tasto di reset. Se fai toccare questi due tasti, il computer si avvia, cioè quei due pin. Si è avviato tutto bene,
andato tutto benissimo, l'avevo collegato momentaneamente al monitor per vedere com'era il BIOS della scheda madre, tutto perfetto, funzionava, la ventola andava bene, avevo collegato per vedere se funzionava anche la ventola già presente nel case, andava tutto benissimo. E poi andando a ritoccare con un cacciavite, sempre lo stesso punto di prima per accenderlo, il computer si spegne. Ok, a questo punto sono andato a fissare bene l'alimentatore nella posizione esatta. E a cominciare a far passare dietro al case tutti i fili che mi servivano. Del sacchettino che ti dà in dotazione la Thermaltake per l'alimentatore, sono andato ad utilizzare un solo cavo, quello per alimentare i due hard disk che ho messo. Fatto ciò, ero pronto a montare i due hard disk, quello da 3,5 da 1 TB che avevo già, l'ho messo nel cassettino, chiamiamolo così, che ha il case della Thermaltake, molto comodo per gli hard disk, dove ce ne possono andare due di quelli da 3,5. E poi mi sono un po' arenato perché non sapevo dove andare a mettere l'hard disk, quello da 2,5, dove avrei messo la home, perché in qualsiasi posizione lo mettessi, poi era scomodo da farci arrivare un unico cavo di alimentazione SATA. Perché quelli forniti dalla Thermaltake sono molto comodi se gli hard disk che hai sono messi uno sopra l'altro, perché hanno tutti, cioè un cavo solo che però ogni tot centimetri ha un'alimentazione per l'hard disk. Se stanno uno sopra l'altro è perfetto. Peccato che io ne avevo uno da 3,5 e uno da 2, non potevano stare uno sopra l'altro. Allora sono riuscito, mettendolo dietro, perché ha varie posizioni per mettere gli hard disk o gli SSD da 2,5. Dietro, rincoglionendomi per far passare i cavi, sono riuscito a farci capare anche l'hard disk da 2,5 e ad alimentare tutti e due gli hard disk con un cavo solo. I cavi SATA che l'ASRock ti dà in dotazione sono ottimi, di buona fattura, e sono andati perfetti, lunghezza perfetta, è andato tutto bene. Dopo aver collegato gli hard disk, mancava da montare una ventola che mio zio mi ha regalato, in modo tale da avere un flusso unico che entra dal davanti e esce da dietro di aria. Mi ha regalato una Shark dell'Aerocool, molto buona, con i LED rossi, che ha un'ottima portata d'aria e ha soprattutto la figata che tante ventole di marca anche più blasonata non hanno, ovvero non hanno le viti di fissaggio, ma hanno dei pernetti di gomma che permettono alla ventola di molleggiare e non fare rumore. Ho montato questa ventola e faceva veramente un grande effetto, poi soprattutto dopo quando l'ho acceso. E da qui in poi inizia il lavoro di cable management. Come potete vedere dalla foto che vi metterò adesso in sovraimpressione, dietro, davanti era perfetto, ma dietro c'era un macello di fili tutti messi a cazzo. Allora ci siamo messi io e mio zio a guardare lì, a guardare il retro del case per capire dove potevamo agganciare con le fascette i fili. E piano piano, idea sopra idea, siamo riusciti a fare un lavoro secondo me soddisfacente. Come potete vedere qui, i cavi che andavano ad alimentare la scheda madre li abbiamo fissati lungo questo costolone qui, poi vabbè, lo vedrete voi, con delle fascette ogni 5 centimetri, ogni 5-6 centimetri, insieme all'alimentazione dell'hub USB davanti con il cavo per l'USB 3.0 e 2.0, poi tutti i cavi provenienti dal davanti, quindi dell'HD audio, cioè cuffie e microfono, e power led e il led dell'hard disk. Dal davanti non si vede nessun filo penzolante e dietro comunque, anche se sono tutti messi lì, c'è un certo ordine che mi piace parecchio. Come potete vedere qui ho fatto delle foto di dettaglio che mostrano dove sono andato a legare i fili con le fascette, molto utili. Oltre a quelle date in dotazione dalla Thermaltake, sia nel case che nell'alimentatore, c'è stato bisogno dell'ausilio di altre fascette che ho comprato al Brico ad 1 euro, 100 fascette, quindi comunque non costano un cazzo. Chiuso ragazzi, con la ventola rossa davanti e il pannello laterale faceva veramente un grande effetto. E considerate che non è finito, perché ho in mente di metterci altre belle chicche per renderlo molto più bello, i LED all'interno, altre ventole colorate, poi la scheda grafica prima o poi quando avrò i soldi, quindi verrà una meraviglia. Sono molto soddisfatto
Grazie a mio zio che mi ha regalato quella ventola, sono riuscito ad avere un flusso omogeneo, cioè una ventola in entrata e una in uscita. E con la ventola del processore che sta per cazzi suoi, l'alimentatore sotto per cazzi suoi, c'è questo flusso di aria fredda che entra dal basso, sale perché si riscalda e poi esce calda dietro. Comunque non tanto calda perché posso vedere le temperature qui al mio fianco e stanno più o meno sui 20-25 gradi, senza fare niente. Anzi, adesso sto registrando l'audio del microfono, quindi sta un po' utilizzando il processore, sta sui 24 gradi. Sono arrivato a una temperatura di 53 gradi durante il rendering di un video, usando tutti e quattro i thread del processore, quindi col processore completamente al massimo. E massima temperatura raggiunta d'inverno è 52 gradi, che va bene. Però d'estate, considerando che ci giocherò utilizzando anche il chip grafico del processore finché non avrò una scheda grafica, c'è, diciamo, il bisogno di un dissipatore aftermarket. Andiamo avanti con le foto. Ecco, potete vedere, ragazzi, che non è male per niente. Dove vedete quel rosso lì c'è la ventola, la Shark. Sopra ne metterò un'altra uguale. Probabilmente ne metterò anche altre due sopra perché ci sono. Sopra nei fori sopra, come cazzo si chiamano? Nei fori sopra ce ne metterò altre due e quindi sarà una meraviglia. Niente, questo è quanto. All'interno farò altre fotografie perché ho fatto qualche cambiamento. No, non è propriamente così adesso, quindi poi lo aggiornerò e vi metterò le ultime fotografie. Qui ho fatto delle foto con tutta la famiglia di componenti che è stata comprata nell'arco di un anno e che mi hanno permesso di arrivare adesso ad avere una postazione decente rispetto a prima che avevo solo un portatile con delle cuffiette del telefono. Sono contento, soddisfatto e finalmente ho il mio PC assemblato. So che mi sono dilungato abbastanza, ma volevo condividere con voi la mia esperienza. Ultima cosa, devo ringraziare mio zio che mi ha aiutato, ma senza, diciamo, passarmi avanti nei momenti importanti, ovvero quando dovevo mettere il processore, quando dovevo collegare tutti i cavi in modo adeguato. Avevo paura che mi passasse avanti perché ovviamente io non è che sapevo fare benissimo. Avevo assistito ad assemblaggi durante l'arco della mia vita, nel senso negli ultimi 5-6 anni qualcosa avevo visto, ma non ero esperto perché in pratica non avevo assemblato mai da solo un PC. E devo ringraziarlo perché mi ha lasciato fare, comunque stando attento a non farmi fare errori. Se il video vi è piaciuto mettete un like, se no un dislike e spiegatemi nei commenti per quale motivo non vi è piaciuto. Ditemi se il cable management vi soddisfa. Uscirà a breve un altro video dove vi farò vedere come è uscito il cable management della scrivania. E vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo alla prossima puntata del PC del Night. Ciao ragazzi! I know where we can go, where the sun